Dopo le polemiche di cittadini e amministratori locali, sia abruzzesi che marchigiani, per i forti miasmi prodotti dalla STAM, l'azienda di Valle Cupa di Colonnella che produce fertilizzanti organici, il Servizio Rifiuti e Bonifiche della Regione ha prodotto un documento che obbliga alla sospensione immediata dell'attività e comunque per i prossimi 6 mesi. Nello specifico è stata sospesa l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2017 all'azienda, che ora, per poter ottenere una validazione ambientale della stessa natura, dovrà mettersi in regola e rifare le procedure previste. Ricordiamo che lo scorso mese di agosto l'ARTA, a seguito di alcune verifiche nell'impianto, aveva registrato il superamento dei valori delle emissioni in atmosfera per l'ammoniaca ed anomalie ai sistemi di depurazione in dotazione. Proprio sulla base della relazione emessa, erano arrivate all'azienda da parte della ASL e della Regione le diffide con l'obbligo di mettersi in regola entro il 31 ottobre. Prescrizioni però solo in parte rispettate, come risultato dalle ultime verifiche effettuate nel mese di febbraio. Finalmente la Regione è intervenuta sulla questione STAM. Sono anni che l'amministrazione comunale si impegna a livello regionale, a livello ARTA, ASL, eccetera, per fare tutte le famose verifiche e tutto quanto. Dopo un anno di accertamenti, eccetera, è intervenuta la Regione che ha sospeso l'attività dell'azienda. Siamo veramente soddisfatti del lavoro che hanno svolto gli esperti in questa storia, anche gli esperti dell'ARPAM regionale Marche, perché non ci scordiamo che questo è successo di un convegno che l'amministrazione ha organizzato a Colonnella nel settembre dell'anno scorso con tutte e due le regioni presenti, perché abbiamo coinvolto anche le Marche, e quindi ha portato una valutazione veramente obiettiva e definitiva almeno su questa prima fase della questione STAM. Sono pertanto soddisfatto del lavoro svolto, sono anni che effettivamente aspettiamo questo momento, adesso la palla passa un po' all'azienda: o si adegua o fra 6 mesi purtroppo non può riaprire più.